o noi rimettiamo i nostri ragazzi al centro della capacità produttiva, oppure semplicemente non abbiamo alcuna chance per il futuro. Ecco perché io insisto tanto sui ragazzi. Insisto tanto sul fatto che la cosa fondamentale è che i nostri ragazzi abbiano un primo stipendio, che sia uno stipendio mero, non uno stage gratuito, un tirocinio gratuito che noi dobbiamo abolire in quanto tale, perché è da lì che nasce tutto. Tutto il problema nasce da lì. E non è colpa dei ragazzi, è che il primo stipendio non c'è mai e che la casa è diventata un problema insormontabile. Tante volte quando io faccio questi discorsi c'è sempre qualcuno che mi viene a tirare per la giacca e mi dice: oh, ma lo vuoi capire come funziona? Gli elettori hanno tutti i capelli bianchi, devi fare come Berlusconi, devi parlare di altre cose, di cose che interessano gli elettori con i capelli bianchi, perché sennò perdiamo le elezioni, perché i giovani sono pochi, non votano, non gliene frega niente. E io invece con gli elettori con i capelli bianchi ci parlo, e quando gli chiedo qual è la prima preoccupazione che hanno, la prima preoccupazione che hanno non è per loro stessi, è per il proprio figlio o il proprio nipote che non riesce a trovare nulla per essere in grado di puntare al proprio futuro. Se noi torneremo ad essere il primo partito tra gli elettori giovani, noi vinceremo le elezioni e governeremo il paese.